termina 1-0 per la Romentinese, il big match di promozione al Forlano di Stresa. Andiamo in cronaca con le azioni salienti della partita. Al minuto 22 Baronchelli viene anticipato dalla difesa dello Stresa, al 26esimo è Demetrio Lipari a chiamare Pollidini alla parata in angolo su calcio di punizione. La partita si stappa, come si dice in gergo, al 28esimo del primo tempo. Cerri stende Baronchelli, giallo per il difensore, anche se i giocatori della compagine di Forzati chiedevano il rosso. La punizione di Licai viene deviata fuori di poco dalla barriera sull'angolo, Barantani è bravo a respingere il colpo di testa di Carfora. Dopo queste azioni della Romentinese lo Stresa si rende pericoloso un minuto dopo con Ciruc che in area trova il rientro ma poi non trova la palla. E poi ancora questa volta la protesta sono dello Stresa al 31esimo con Ciruc che viene esteso da Licai ma non viene accordato il calcio di rigore. Al 33esimo il tiro di Carfora viene bloccato da Barantani. Al 42esimo sul cross di Ambrosiani, Faraci stacca bene di testa ma la palla finisce a lato. Al 46esimo il gol partita con Porto che scatta con la difesa della Stresa che rimane fermo e batte imparabilmente Barantani per il gol del 1-0. Nella ripresa dopo 3 minuti si fa vivo Lipari con il diagonale che viene parato da Pollidini. All'11esimo un tiro di Domenico Marra viene respinto da Barantani. Al 12esimo Faraci bravo a anticipare il portiere, poi però non trova la porta, trova l'esterno della rete. Al 23esimo il controllo di Faraci che finisce largo. Al 36esimo c'è il tiro di Dolcemascolo che viene parato da Pollidini. Al 44esimo una punizione di Licai termina alta sopra la traversa, l'ultima occasione per lo Stresa ma incredibilmente Faraci da pochi passi di testa mette la palla sopra la traversa. Finisce così la partita del Forlano, Stresa 0, Romentinese 1.